Ciao, io sono Valentina Cusano in arte Lady Madness DJ. Ciao, Veronica Zampa, Vicky, bassista. I don't know just how it happened. I let down my guard. Ciao. Ciao. I'm addicted to you. Hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? Bring the action. Sentiamo com'è andata la vostra performance secondo i nostri giudici. Parte DJ Spine. Allora, carissime Valentina e Veronica, Valentina, innanzitutto complimenti perché se suoni da 3 mesi e mezzo, cioè, grazie. Io ipotizzo che tra un anno vieni a fare lo Zoo di 105 insieme a me, Pippo Palmieri, se non addirittura che ci rubi il posto. E questo non va bene, quindi grazie. Pregherei il sicario che ha già il fucile in mano con quel laser rosso, se te lo vedi sul petto, sono affari tuoi, fatela fuori immediatamente. Perché sennò ci ruba il posto. Complimenti grazie, per la scelta musicale. Complimenti grazie. Per il tuo stile che mi piace molto. Complimenti anche per la tecnica. Appunto, in 3 mesi e mezzo hai imparato benissimo. Non so chi è stato il tuo mentore, però sarà stato sicuramente Fargetta o Prezioso, perché cioè. Master Max. O Master Max, che era con noi in giuria settimana Master scorsa. Max, grandissimo, se ci stai guardando, ci Max. Fai il culo. Ciao, grazie di avermi cresciuto anche tu così a vinili. E tu invece, Veronica, quanto tempo è che sono di basso, hai detto? Sono 5-6 anni. 5-6 anni, hai fatto conservatorio anche tu? No, in realtà non ho studiato basso, ho studiato musica, altri strumenti. Ma hai studiato comunque un po' di musica. E allora, sto parlando lì dietro. complimenti perché hai fatto un'armonizzazione molto particolare su... Non mi ricordo quale canzone, comunque sei stata molto molto brava. E io, a differenza di tanti altri... Qualcosina ne capisco perché sono la chitarra, quindi capisco anche il tuo essere brava. Ma che cazzo fai questi gesti che ci sta guardando? Anche tua mamma ci sta guardando, Alan. E mia mamma li fa questi gesti. davanti alla televisione fa questi gesti. Comunque, niente, complimenti, brave tutte grazie. E due. Bella la scelta musicale, bello questo connubio, soprattutto particolare che non ho mai visto. Appunto, abbiamo visto sempre violini, percussioni. Di ogni cosa, ma il basso non l'aveva mai vista e ci sta da Dio. Complimenti. Grazie DJ Spine, il microfono a Matthew Brown. Ciao ragazze. Allora, no, a me la scelta musicale personalmente non è piaciuta, troppo commerciale, troppo scontata, però adatta alla situazione, quindi ci stava. E, esatto, sì, è stata studiata apposta, quindi sì. No, mi è piaciuto molto. Allora, cambi tecnicamente a posto. Tu suoni da 3 mesi e mezzo, quindi alla grandissima, complimenti, veramente. Grazie. E mi è piaciuto, nei cambi hai fatti veramente al momento giusto, cioè anche le tracce della seconda parte le hai fatte partire sul riff, sul ritornello, cioè proprio in modo giusto, perfetto, l'hai fatto veramente un'ottima scelta. Sicuramente è un duo particolare, DJ più basso non si vede quasi mai, no? È stato un accompagnamento che magari può sembrare inutile, il basso in realtà ha dato un po' di bestia, esatto, sì, un sì. Corpo in più alla situazione, alla musica, quindi sicuramente positivo. Grazie a Matthew Brown. La parola ad Alan. Ad Alan, cari Giuli, lo so, se te lo vuoi tenere tu il microfono,
Comunque Igor ha detto, scusate, DJ Spine ha detto che suona la chitarra, facciamogli un applauso, che musicista. Ma vai a fare il culo. Io non capisco perché poi tocca. Che regista anche tu, lavori ad Asgar Away? È chiuso. Bravo. Cavallo. Ce l'ha pure cavallo, hai visto? Vabbè, ciao ragazzi. Ciao. Partiamo dall'abbigliamento. Fantastica, una merda. Grazie. Perché? Bellissima questa accoppiata DJ più basso, però datevi uno stile. Tu fantastica, si vede che sai suonare il basso, però non esci fuori. Non esci fuori la tua persona, non esci fuori. Sei brava, si sente che sai suonare, però non fai la differenza, la gente non ti guarda, guarda lei, capito? E invece dovresti essere tu la differenza, perché il basso non si vede in discoteca. Partiamo dalla prima parte, avete fatto un'ottima scelta musicale, però secondo me molto dipendente dall'orientamento sessuale. Calmo, non si dice ricchione. Ho messo It's Raining Men. Ma è molto. Però ci sta, in quei locali ci sta. Cioè, secondo me. L'ho pensata un po'. Sai cosa? Cioè, quella roba lì la ballano tutti, ok? La cantano tutti. Sì. Quindi pompa la gente, pompo anch'io. Sì. Uno scambio. Ma mi piace, ma guarda che tu sei stata fantastica. Anche come diceva Matthew, quando alla seconda parte hai fatto il mix, non hai mixato perfettamente, hai fermato ma hai fatto partire tutto a tempo e uno neanche se ne accorgeva, quindi è una cosa fighissima, una cosa in più. Quindi complimenti ragazzi, ovviamente c'è ancora tanta strada da fare, bellissima la coppiata basso, però cioè, tiratela fuori, cioè, lei è brava a suonare. Fate qualcosa di più, capito? Fatelo venire fuori. Comunque complimenti. Grazie. Grazie Alan. Aspetta perché Spy vuole aggiungere una cosa, prego. Sì, sul tuo abbigliamento. In realtà io vado contro quello che ha detto Alan. Io sono molto amante della musica celtica e mi hai ricordato un po' il mondo Evia, anche come viso, come stile, no? Quindi per me è un voto, anzi ti do 10 sicuramente per l'abbigliamento e per la tua presenza che è stata timidamente bella.